siamo qui con Christian. Ciao! E oggi per voi degustiamo un buonissimo Petit Verdot. Petit Verdot, vitigno internazionale, coltivato da Casal del Giglio, siamo nel Lazio, una vendemmia del 2010. L'avvolamento è quello di piacere di vino. Perfetto. Andiamo a vedere gli esami. Esatto. E là. Un bel colore. Beh, direi un bel rosso vino intenso, impenetrabile. Beh, molto scuro, sì, molto. Riflessi violacei, esatto. Ok, un vino abbastanza consistente. Beh, questo, adesso sentiremo al naso, ma già questo colore ci indica che è un vino di sostanza. Bellissimo naso intenso, abbastanza complesso, la spezzatura si sente tanto, qui abbiamo i chiodi di garofano, il liquore anche del l'Archermes, questo vino, cioè le ribes, la mora, quindi tutti i frutti di bosco in generale e anche un fondo leggermente erbaceo. Esatto. Molto piacevole. Degustiamo. Sì, direi secco. Caldo, abbastanza morbido, un vino di corpo, sì. Leggermente tannico. Beh, sì. Sì. Questo tannino si sente ancora, nel 2010, ma ancora può crescere molto bene. Sì. Come temperatura di servizio possiamo stare Cristo sui 14, sì. 16 gradi. Bevendo questo vino mi viene voglia di qualche formaggio borinato, un buon filetto anche al pepe verde. La spezzatura del vino col filetto al pepe verde, diciamo che si sposano alla perfezione. Assolutamente. O la classica pedina prosciutto. Ah, una bella pedina prosciutto crudo. Assolutamente. Fantastico. Sì. Amici di vino. Ciao. Petit Verdot.